Con la messa del Giovedì Santo e il rito della lavanda dei piedi sono entrate nel vivo le celebrazioni del Triduo Pasquale. È il giorno dell'ultima cena di Gesù con i suoi apostoli, quando Cristo istituì l'Eucaristia e il sacerdozio ministeriale e diede l'esempio dello stile di servizio attraverso il gesto della lavanda dei piedi. È anche il giorno del tradimento di Giuda. Al mattino del Giovedì Santo ha luogo la solenne messa del Crisma con la consacrazione degli oli e la rinnovazione delle promesse presbiterali. Gli oli santi sono gli oli che useranno durante tutto il corso dell'anno liturgico per celebrare i sacramenti. Dopo la messa in cena Domini è seguita l'adorazione del Santissimo Sacramento sull'altare della Reposizione, altare allestito al lato dell'altare maggiore. Tra gli addobbi tipici dei sepolcri, i fiori bianchi, il vino fatto bollire con l'incenso e i semi di grano germogliati al buio, che simboleggiano il passaggio dalle tenebre della morte di Gesù alla resurrezione. Chi per fede, chi per curiosità, la notte del Giovedì Santo si muove per le vie cittadine in visita agli altari delle chiese, addobbati solennemente. La pratica di allestire gli altari della Reposizione si è affermata in Europa già a partire dall'età carolingia ed esprime l'idea del lutto e della sepoltura. Molto particolare la composizione floreale fatta con i germogli dei semi di grano ma anche di altri cereali fatti nascere immersi in una ciotola nel cotone umido e coltivati in casa al buio ottenendo dei colori quasi irreali, bianco, verde, acqua, portati in chiesa per essere benedetti e ornare i sepolcri. Tutto il resto della chiesa poi è stato oscurato in segno di dolore perché è iniziata la passione di Gesù, le campane tacciono, l'altare più grande disadorna il tabernacolo vuoto, i crocifissi coperti. Oggi, Venerdì Santo, è il giorno del supremo sacrificio del Signore, della sua morte in croce.